Buon ciao raga, benvenuti alla tesissima puntata dove vi parlerò o vi parleremo, in questo caso plurale perché ho in collaborazione un caro amico, dalla mano si vede, Maurizio Solo Mano. da non. Ciao Mano. Ciao Mano, dalla famiglia Adams, è venuto direttamente qui. Parleremo del BT13 e dei nuovi deck che si possono montare con la nuova espansione di In Vanguard. particolare il deck Link Joker col Chaos Breaker Dragon. Ok, Iniziamo iniziamo subito. dalla Allora, grande zero. il primo Vanguard è quello un po' all'antica. L'unicorno di BT12. Cosa fa l'unicorno? Come già detto in una decklist precedente, quando si convoca un'unità del suo clan, si può spostare uno dei cerchi liberi della tua guardia. In più, se il tuo avversario è una carta loccata, questo è il secondo effetto. Poi si può girare un danno, mandare nell'anima e loccare un'altra. Quindi, veramente forte col Chaos. Quindi quando bloccate potete utilizzare il suo effetto per bloccare un'altra retroguardia Così, dell'avversario. consiglio, bloccare sempre la fila anteriore, così il tuo avversario può fare soltanto un attacco di Vanguard e gli blocchi tutte, proprio in questo caso, gli blocchi tutte le cose che può fare in quel turno. E questo è il caso zero. Passiamo agli inneschi. One, Abbiamo two, three, 4 four. critici di questo tipo però, e altri 4, quindi in totale abbiamo un bel 8 critici. Scusate. Allora, perché 8 critici? Intanto perché vogliamo crittare subito il nostro avversario, e anche perché pescare a noi no, di pescate normali non ci serve tanto, perché come vedremo dopo ci sarà una carta che ci farà pescare veramente tanto. E quindi 8 critici, la mia scelta. Ovviamente 4 pescate, perché purtroppo non sono ancora usciti altri critici, se no Sì, full full critico critic sempre. e ti fai doppio critico quando il tuo avversario ha 7 danni ed è GG. E poi 4 cure giusto perché non si vuole perdere. Non si sa mai, soprattutto se giochi contro Novel, servono sempre. Esatto. Contro GG, Novel. ricordo che vuol dire good game e sarà una citazione che troverete spesso nei nostri video. Mentre dalla regia dicono che è meglio che faccia il cameraman che lo Posso youtuber. confermare. Andiamo avanti con Poi questo. 4 carte che penso siano Essenziali. essenziali in ogni mazzo, le 4 sentinelle. Come già spiegato in tantissimi altri video, cosa fa la sentinella? Intanto si può giocare in per 4. Poi, quando viene messo in guardiano, Massimo. massimo in per 4. Quando si mette in guardiano, si scarta una carta dello stesso clan e si difende una retroguardia o un'unità qualsiasi. Perciò vi parate il vostro Vanguard, la retroguardia, da qualsiasi attacco, da quell'attacco in particolare. E ok, poi abbiamo 4 lantern. Cosa fa lantern? Quando una di tue guardie viene bloccata, prende più 2000 fino alla fine del turno. Bloccata vuol Veramente? dire bloccata. Esatto, scusatemi il Si è termine. scordata B, da blocco a Poi abbiamo 2 aquilen. Cosa fa? Quando supporta un Vanguard, se abbiamo più retroguardie del nostro avversario, supporta da 10. direttamente Come l'Abruzzo. già detto nella decklist del Nebula, le retroguardie, le carte bloccate non vengono considerate retroguardie, quindi attenzione. E poi Andatevi a vedere il video precedente sul Nebula. sempre indetto da me, e fate bene. Allora, poi abbiamo il nuovo New Entry, Paladium. Cosa fa questa carta che francamente è troppo forte? Girando uno, si manda nell'anima. E durante la fase finale del tuo avversario, quando una delle tue guardie si sta per sbloccare, si può pagare il costo e quella delle tue guardie rimane bloccata. Veramente. Esatto. Quindi, in pratica, se il tuo avversario sta pensando anche soltanto per un secondo, Già che beh, ora sta pensando, è già è tanto, già preoccupatevi. la sblocco, così poi al prossimo turno posso fare qualcosa. Con questa carta non può fare proprio No. niente. Perciò perdo un altro turno. Esatto. Poi abbiamo il 4 per di Radon. Cioè era scarso sto mazzo. Era scarso? Ma No, dove? per Sì, dire. vabbè, lo so. Allora, 4 per di Radon. Cosa fa Radon? Quando attacca, se abbiamo uno Star Vader, carte, cioè tutto il mazzo è Star Vader, prende più 3000 quando attacca. Quindi un 12 fisso. Stare a vedere se non. Sarà vedere se attacca da 12. 3 Nobium. Cosa fa questo piccolo Nobium? Piccolo per dire. Stesso effetto di Lantern del G1. Quando la tua guardia viene bloccata, più 2 per fino alla fine del turno.
Attenzione però, fino alla fine del turno significa che se io alla fine del turno del mio avversario attivo questa abilità e io ho lui in campo, essendo abilità automatica lui prende più 2000. Però appena il mio avversario passa lui li perde i 2000, quindi vanno 9. Sì, sì. Non esageriamo, già sono forti le carte. Potevo fare più forte. Poi un'altra new entry. Sempre BT13. Fabbricatrice di colonie. Star solo da Vader. Noi, solo da noi. Solo da noi e in tutta Italia. Allora, cosa fa? Quando viene messa in retroguardia, è un'abilità automatica. Se il mio avversario è una carta loccata, da notare il token, si può, posso schierare un grado 1 o inferiore Star Vader. Quindi con questa carta io mi riempio il campo. E poi passiamo alle... Mi ricorda un Barry. Un Barry, No, un corno. No, un corno, è un corno. Corno. Passiamo alle entrate principali. Le corna che tiene. Il 4 per della Break Ride. Sempre la solita. Come già detto prima. Limite break 4, quanto convochi. Una determinata unità che poi vi andremo sorpresa per quale sarà. Prende più 10.000 e più... Blocchi una carta nella fila anteriore e una nella posteriore. Che bello. Quando attacca prende più 2.000. E vabbè, dai, non è questa la parte principale. Passiamo alla parte principale. Alla carta del playmatto. Sì, del momento del playmat. Il playmat è questo, ma la carta è questa. 4 per del nostro Chaos Breaker Dragon, o meglio anche tradotto con un nome del drago del caos, distruttore Star Vader. Per gli amici, Mimmo. Per gli amici ti blocco la famiglia. No, scherzo, dai. Allora, cosa fa? In LB4, quando una retroguardia del tuo avversario si sblocca, si può togliere uno dall'anima, quella retroguardia viene ritirata e si pesca una carta. Questa abilità si può attivare più volte nel turno. Quella perché sì. È un'abilità automatica. L'unica abilità che purtroppo non si può attivare più volte nel turno è la seconda abilità. Attiva. Girando un danno e scartando uno Star Vader dalla mano si blocca uno, che sia nella fine anteriore o posteriore. Indipendente. Blocco. Ogni turno è fisso che blocchi con uno. Quindi, attenzione a sto mazzo, perché gira veramente tanti contrattacchi, tantissimi, perché abbiamo lui, Colony Maker, i Faladium, il G1, e anche il Gado Zero, l'unicorno. Sì. Quindi tantissimi contrattacchi. Giocateveli bene. E non abbiamo carte per il momento che possano girare i danni a faccia in su. Quindi, come mazzo, fortissimo. Però da giocare attentamente, perché io posso affermare che le mosse sono difficili da fare. Quindi, detto questo, il nostro Chaos Breaker e la fumetteria di Trani vi saluta. Al prossimo video. Dall'anno della rete, prima che vi abbandono, vi ricordo, oltre che seguirete in questi giorni tanti deck profile BT13, poi parleremo sempre di altri giochi di carte collezionabili, perciò seguiteci sul canale, ricordatevi che parleremo anche di manga e creerò un nuovo format. Oltre a questo, quello che do la parola agli altri amici che parlano di carte o di manga. Detto questo, ragazzi, vi abbandono, però non prima di aver messo il like, il dislike, il commento e le richieste. Richiedetemi che deck volete e io ve lo faccio. A posto, dal Fabio, dal Fabio, dal nonno.